Calciomercato Juventus, sprint per Olmo, le soluzioni di Giuntoli sulle fasce. La Juventus è alla ricerca del grande colpo nel calciomercato estivo e, dopo aver salutato Cuadrado, Giuntoli sarebbe alla ricerca di nuovi rinforzi sulle fasce e avrebbe messo gli occhi su Olmo. Il nuovo corso della Juventus targato Cristiano Giuntoli ha preso il via con il neo direttore sportivo bianconero che non ha perso tempo dal suo arrivo e si sta muovendo sul calciomercato estivo. L'ex Napoli si sta concentrando sulle fasce, ma sa bene che prima sono necessarie alcune uscite. Il nome caldo per le corsie esterne sarebbe quello di Emil Holm, con la vecchia signora pronta a sorpassare l'Inter, destinazione che sarebbe particolarmente gradita dallo svedese. Calciomercato Juventus, Olma alternativa a Castagne. La Juventus ha salutato Cuadrado, che incredibilmente sta per abbracciare l'Inter, motivo per cui i nerazzurri avrebbero fatto un passo indietro per Olma. Lo svedese è stato protagonista di una stagione positiva con lo Spezia e, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbe considerato il profilo giusto per la fascia destra qualora non dovesse arrivare Timothy Castagne. L'ex Atalanta avrebbe dato il suo via libera al passaggio in bianconero, ma la trattativa sarebbe in fase di stallo in quanto mancherebbe l'accordo con il Leicester. Il belga, in scadenza di contratto a giugno 2025, sarebbe la prima scelta della Juventus, ma se l'operazione dovesse saltare Giuntoli punterebbe su Olmo. Il direttore sportivo starebbe lavorando sulle uscite in questo momento, ma non può temporeggiare troppo perché lo svedese sarebbe finito anche nel mirino di West Ham e Brighton. La sua valutazione oscillerebbe tra i 10 e 15 milioni di euro, ma la vecchia signora potrebbe inserire Tommaso Barbieri come contropartita, profilo gradito dallo Spezia.